Come sapete, con l'ultimo aggiornamento Tesla abbiamo avuto una novità eclatante, ovvero possiamo modificare i suoni di chiusura dell'auto, quindi ci possiamo sbizzarrire in mille modi. Oggi vi faccio vedere come. Seguite il tutorial. Per prima cosa andiamo ad aprire l'auto. Per prima cosa apriamo il vano portaoggetti, quindi chiediamo a Tesla di aprire il vano portaoggetti schiacciando qua. Apri vano portaoggetti. Ecco qua, si è aperto. All'interno di questo vano portaoggetti troviamo una chiavetta USB, quindi dobbiamo andarla a togliere così. Richiudiamo l'auto. Dal vostro PC collegate la chiavetta Tesla, vedete, Tesla Drive si chiama, al che dovete passare il vostro file semplicemente sulla chiavetta. Ecco qua. Il file deve avere un'estensione WAV e deve durare meno di 2 secondi, quindi ne potete creare con... anche online trovate degli strumenti per farlo a migliaia. Abbiamo espulso la chiavetta e l'abbiamo staccata, adesso la andiamo a riattaccare nella nostra Tesla. Adesso andremo in divertimento, che è questo tasto qui. Andremo su suono di sblocco e imposteremo USB, vedete? Adesso andiamo a testare. Adesso dobbiamo chiudere l'auto e allontanarci per far partire l'effetto. Sentiamo un po'. Come avete sentito, l'effetto è partito, quindi è andato tutto a buon fine. Se vi è piaciuto questo video, ricordate di lasciarci un like e un commento qui in basso.